Benvenuti a tutti in questa nuova puntata di PM Productions. Io sono Paolo Motta, insegnante di musica, musicista, produttore e tanto altro, e oggi ci andiamo a sentire insieme la canzone dei Van Halen, You Really Got Me Down. Per chi non la conosce, è una canzone storica che dovete assolutamente sentire, quindi ve la faccio sentire io, quindi sentiamocela insieme. Vabbè, questo è l'inizio di Eruption in realtà. Eddie Van Halen. Mamma mia, pazzesco. Eccolo. Questo riff è fantastico. Questo riff qua. Se non sbaglio, questa canzone stava anche su qualche gioco, appunto PlayStation, cose varie. Quindi può essere che la conoscete. Bellissimo come riesce con il suono delle corde, no, a fare questo effetto metallico che gli dà proprio un altro sound a questo giro. Anche qua la cosa bella di questo brano è che fondamentalmente è un brano molto semplice, dove non ci sono cose particolari a livello armonico, no? C'è soltanto questo riff che viene ripetuto più volte, no? Poi sale. Poi sale ancora. Vabbè, insomma. Sì. Vabbè, insomma, voglio dire, altissimi livelli chitarristici, quindi continuiamo a sentircelo, ma veramente è molto semplice in realtà, a parte le improvvisate di Van Halen, ma cioè di per sé, no, è un solo riff che va continuamente a martello su tutta la canzone. Chissà come la fa quella armonica, forse l'armonica fa... Non mi ricordo. Vabbè, poi c'è da considerare che sta un semitono sotto, quindi chiaramente spostando tutto in semitono hai le armoniche diverse. Solo un po' di tapping. Questo è un effetto molto molto figo che con la mia chitarra non posso fare perché mi manca, diciamo, lo switch dei pick up,
o meglio il secondo volume, ma sostanzialmente si può fare spegnendo uno dei volumi dei pick-up e tenendo l'altro acceso e smuovendo il selettore dei pick-up, e quindi fa questo effetto. Dovrei attaccare l'altra chitarra, ma non mi va sinceramente, però insomma, e poi è bellissimo. Insomma, vabbè, questo è Van Halen. Questi suoni che sentite piccolini, questi sono in realtà la chitarra di Van Halen, ma adesso almeno non so perché non me ne... Ok, quindi sostanzialmente dovete usare un po' il plettro, un po'. Adesso io ho distrutto questo plettro per fare questa cosa, però appunto crea questo effetto un po' miagolio, no? Fantastico. Yes. Vedete, un brano di per sé veramente semplicissimo eppure super super efficace. Comunque, allora, questo ragazzi era il brano You Really Got Me. Spero che vi sia piaciuto. Spero che vi sia piaciuta questa reaction. E ci vediamo alla prossima reaction, al prossimo video. Se volete iscrivetevi al canale e mettete la campanellina per seguire tutti i video di questo canale. Ci sono reaction, ci sono aiuti per migliorare le produzioni e tante altre cose. Quindi, se volete iscrivetevi e mettete la campanellina, così non vi perdete neanche una puntata. Per adesso è tutto, e ci vediamo alla prossima. Un saluto a tutti.